Auto Design Customs a Napoli, in via Ida 2731. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Due ruote, Corso Novara 13, Napoli. Lamberti Moto e Ricambi, via Nuova del Campo 25C, Napoli. Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B. Ti aspetto su motoricambi39.it. Prima BMW Motorrad, Napoli. Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con la Moto Design Custom. Qualcuno pensa di avere una vecchia moto da rottamare in garage e perché mai? Anche una vecchia gloria come questa Suzuki GS400 può tornare a ruggire. È arrivata nella nostra officina infatti in condizioni pessime e da qui l'idea di trasformarla in una scrambler. Sono stati numerosi gli interventi che abbiamo dovuto affrontare nella nostra officina. Innanzitutto abbiamo dovuto smontarla totalmente per poter lavorare sul telaio e modificarla dal canotto di sterzo fino al posteriore. Tutto l'avantreno della moto è stato studiato per darle uno stile più scrambler. E infatti è stata dotata di forcelli a steli rovesciati e di un impianto frenante a tre pistoni perché in origine era a tamburo. Come possiamo notare, l'abbiamo dotata di un manubrio Hollywood Bar, ma più sportivo. Un faro con griglia, parafango artigianale fatto da noi e di grande rilevanza è senz'altro l'elaborato serbatoio con comando accensione incorporato e allestito con un tappo stile Monza. Sicuramente di questa piccola gloria possiamo notare tutta la carrozzeria smerigliata e verniciata con un effetto acciaio brunito, tutto per renderla più vintage. Come potete notare, anche le pedane sono state realizzate da noi e ricavate come sempre dal pieno con una verniciatura effetto brunito per restare in tema vintage. Grande lavoro abbiamo fatto anche per gli scarichi, come possiamo notare le curve, le linee, tutto ideato da noi e ovviamente da noi costruito. La nostra Suzuki GS400, perché voglio ricordarvi che si tratta di questa moto, è stata dotata di un parafango posteriore sottosella, anch'essa ovviamente prodotta da noi, e con targa posteriore con supporto a braccio. Un'altra cosa che non abbiamo evidenziato è che gli abbiamo installato due sospensioni posteriori da 12 pollici, posizionati in modo da avere una ciclistica perfetta. Abbiamo lasciato alla fine uno degli elementi più importanti, e cioè la lavorazione che è stata fatta sui comandi a manubrio. Per non perdere il vecchio stile della moto, abbiamo utilizzato quelli di serie.
Li abbiamo revisionati e resi più belli con una lavorazione effetto brunito. I don't want this moment to ever end. Well, everything's nothing without you. E per concludere salutiamo la nostra cliente, nonché la proprietaria della Suzuki GS400. Vi ricordiamo che dal 7 settembre siamo aperti tutte le domeniche dalle 9 alle 14. Ebbene, non resta che dirvi, vi aspettiamo con i prossimi appuntamenti di Moto Design Custom su Star Bikers.